La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta, sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. Siamo qui a Uslaw Web Radio con adesso consigliera, possiamo dire, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, l'avvocato Mirella Casiello, già presidente OWA. Buongiorno Mirella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Mirella, noi stiamo registrando giusto all'indomani della proclamazione che ha riguardato le elezioni che ti hanno visto tra i protagonisti. Come in tutte le elezioni dei consigli dell'ordine, ricordiamo che in realtà le candidature sono individuali. Tuttavia ci si presenta in aggregazione, no, di colleghi che, secondo il mio modestissimo avviso, viene diciamo con errore considerata lista, però diciamo è un'aggregazione che porta avanti magari un progetto per il Consiglio dell'Ordine, eccetera eccetera. Nell'aggregazione a te avversaria c'erano comunque dei cosiddetti non eleggibili, ma la cosa straordinaria è che la commissione che ha provveduto alla proclamazione in realtà fa una cosa che non è stata fatta da nessun'altra commissione elettorale in tutta Italia. Insomma, che cosa è successo? Mi verrebbe da parafrasare la nota pubblicità. Beh, il mio foro è differente. Si dice, ma non si fa, ci conosciamo tutti, non sta bene. Vedete voi, è questo che è successo. Praticamente la commissione ha detto che sì, esiste il divieto di eleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo, e quindi dichiara assolutamente non eleggibili dei consiglieri, però vabbè, ma non se la vede il consiglio alla prossima riunione. Ciao. Però Mirella, io ho seguito, come tanti altri colleghi, il video che il collega Gian Diego Montoleone sulla sua pagina Avvocati ha diffuso di questa proclamazione. La commissione, correttamente, devo essere sincera, fino ad un certo punto annovera la legge Falanga, annovera la legge successiva, annovera il decreto, annovera la stessa sentenza della Cassazione. Peraltro fa un richiamo anche a due pronunce costituzionali e considera uno tra parentesi dei non eletti, poi se tu vuoi fare il nome facciamo il nome, ma insomma comunque un collega che sicuramente non è stato eletto, dice non è eleggibile, sta bene, dice erano tutti candidabili, noi stiamo discutendo soltanto sull'eleggibilità. Fa una considerazione su un altro degli eletti in merito soltanto al secondo mandato, cioè i famosi anni, no? Dei quali parla la legge, eccetera eccetera, fa una considerazione anche molto articolata. La questione, secondo me, è un altro lo considera non eleggibile, ma la questione fondamentale è che quest'altro collega, che non sarebbe eleggibile, viene rinviato ad una decisione del Consiglio appena lo stesso Consiglio si riunirà. Non è suffragata da nessuna norma, cioè c'è tutto un richiamo ad una serie di norme. Qual è la norma che suffraga questa decisione? Allora Mirena, qua le risposte sono tante. Allora, partiamo da una consapevolezza che ho e che credo insomma sia sotto gli occhi di tutti. Taranto in fondo è un laboratorio di quello che sta succedendo, perché da qui è partita un'idea di rinnovamento ed inevitabilmente è ricaduta su tutti i consigli degli ordini, su tutti i vertici nazionali. Questa idea sta in qualche modo comunque cambiando l'avvocatura. Metà degli ordini
E perché questa è una premessa. Ora, al di là dell'aspetto tecnico, metà degli ordini, gli ineleggibili, si sono ritirati, in altra metà resistono, e le commissioni, mostrando la plasticità di quella terribile sentenza, stanno in qualche modo cercando di tirare e prolungare il più possibile lo stato preesistente. E questa è l'analisi politica. In questa analisi comunque si inserisce un dato di luce, consentitemelo. Io sono orgogliosissima del risultato raggiunto a Taranto, perché 5 ineleggibili, big, consiglieri di lungo corso che si sono ritirati, per me sono un dato importante, e al di là del fatto che i giovani appoggino o meno la corrente a me avversaria, vogliamo dire, fino a ieri, ma siamo tutti dello stesso foro, il fatto stesso che siano entrati 13 nuovi consiglieri, io sono quasi tra i più anziani in consiglio ora a questa tornata a Taranto, è un risultato straordinario. Per me già questo è diciamo, un momento di riflessione importante, che poi evidenzia nelle contraddizioni della commissione elettorale tutto quello che è il momento che questo quadriennio porterà con sé. A Taranto c'è un detto, si dice: se non si rompe non si aggiusta. Molti dei tarantini si riconosceranno in questa frase. Quindi era arrivato il momento di chiedere rispetto delle regole e di batterci fino in fondo, e quindi è per questo, e non per singole prese di posizione nei confronti dei singoli, che anticipo già che ovviamente ci sarà il ricorso, che andremo avanti fino alla fine, sia in questa sia nelle altre vicende, perché è necessario mettere un punto e lasciare a tutti la stessa possibilità di competere e di rappresentare. Il ricambio ci deve essere e deve esserci sempre. Sì, che poi in realtà questa è la sostanza e la ratio, no, anche della pronuncia. Esatto. La pronuncia legislativa è molto chiara su questo. Esatto. Ed è stata la ratio del mio agire nell'ultimo anno e di tutti coloro che hanno sostenuto la mia azione. Ti lascio immaginare in questo foro con che peso, che responsabilità e che ricadute anche proprio sulle spalle di ciascuno dei 12 giovani, dei nuovi esordienti che hanno partecipato a questo progetto, che in realtà ha favorito tutti quanti i giovani del foro, e noi di questo siamo orgogliosissimi. Poi resta un'altra amarezza, e questo consentimelo: la NF Taranto ha sostenuto e sostiene gli ineleggibili, festeggia gli ineleggibili, un'amarezza terribile che lancia uno spaccato devastante sul mondo associazionistico dell'Italia. Anche questo, per questo Taranto è al centro in questo momento di questo tornado che si è creato. È terribile come analisi rispetto, no, a quelle che sono le dinamiche che abbiamo conosciute nei vari congressi, però prendiamo atto che anche questo processo, no, è in fase evolutiva, perché anche questo ha consentito l'ingresso di tanti giovani che si sono avvicinati al mondo associazionistico. Poi vedremo come e quando avrò ragione quei ricordi. Cioè, tu dici giustamente, attraverso quella che è diventata, diciamolo, no, anche una battaglia, perché comunque adesso lo stesso CNF ha mandato alla Corte Costituzionale, c'è stata questa eccezione di incostituzionalità della legge, la stessa legge che in tanti fori, comunque, perché a noi avvocati hanno insegnato che bisogna rispettare la legge vigente, diciamolo, in tanti fori comunque non pare rispettata, si rimanda a quello che sarà poi una decisione a quella che sarà la decisione della Corte Costituzionale. Ma al di là di tutte quelle che sono le questioni che sappiamo perfettamente, che sono tutte, no, ancora in divenire, c'è la questione principale che dici tu: attraverso la nostra battaglia, attraverso la tua battaglia, comunque nel tuo foro anche appartenenti all'aggregazione diversa, ricordiamolo, non si tratta di liste, perché non c'è un voto di lista, non c'è, però insomma impropriamente vengono definite liste, vengono avvantaggiati avvocati che prima non avevano avuto alcuna carica. Quindi tu dici: io già di questo sono soddisfatto.
senza la rinuncia dei cinque ineleggibili, dei cinque consiglieri di lungo corso, con i quali ho rapporti di amicizia consolidati e ventennali, potete immaginare cosa ha significato questa battaglia nei confronti degli amici per me qua, eh? Certo. Quindi senza il ritiro di queste cinque persone, tanti giovani non sarebbero entrati, è un dato di fatto, tante cose non sarebbero cambiate, cioè era impossibile immaginare questo tipo di percorso se non avessimo lanciato questo sasso nello stagno, se non avessimo iniziato a chiedere il rispetto delle regole, se non avessimo iniziato questo processo di cambiamento, di rinnovamento, un processo di rinnovamento, non di occupazione di poltrone, cioè cambiamo completamente la visione dell'avvocatura, non più avvocatura che si siede e resta finché può, ma processo di cambiamento in perfetta aderenza allo spirito della legge del 2012, quella che ci hanno propinato e che io non ho votato e che ora non va più bene quando tocca a loro. Chiariamoci, no? Certo, vabbè, ma poi oltre al cambiamento, diciamolo che la democrazia più alta, gli esempi di democrazia più alta ci portano delle alternanze, no? Quindi voglio dire, anche alternare, infatti ti dice tu ti puoi ripresentare, ma devono essere passati almeno tot anni fino a che tu ti ripresenti. La cosa straordinaria in tutta questa situazione è che chi segue il video, insomma, di questa proclamazione comprende che, appunto, correttamente la Commissione richiama tutte le norme, no? Quindi fa dei richiami assolutamente precisi e fondati sulle norme, magari dà delle interpretazioni contestabili per alcune questioni, ma non c'è nessuna norma che ti richiama la decisione demandata al Consiglio dell'Ordine, perché seppure, scusami Mirella, si volesse fare un'analogia, no, con le norme che riguardano i consigli, praticamente i consigli comunali oppure i consigli delle città metropolitane, non c'è nel nostro ordinamento, né tantomeno nella nostra legge professionale. Quindi sarà oggetto di ricorso, Milena, perché praticamente posso dirti la battuta più semplice? Anche Pilato poteva evitare di rimandare Barabba, di rimandare Gesù davanti alla folla, no? Cioè, sono scelte che si fanno, però poi alla fine Gesù è passato alla storia, lungi, non è un paragone ardito. Cioè, certo, anche perché voglio dire, no, io sono, per carità, non è un paragone, sono una grande peccatrice, è il problema del momento storico, ci sono momenti in cui si devono prendere decisioni e se non si prendono quel momento diventa forse ancora più importante. Io l'aspetto tecnico lo riservo al ricorso, ovviamente ci sto già lavorando, cioè, questo è un nuovo tassello del ricorso sul quale avevo ragionato, ne riparleremo e mi rileggerete. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Comunque, nel frattempo noi ti facciamo i nostri ovviamente migliori auguri, ti diciamo anche che sicuramente cercheremo anche di contattare almeno, non so, il presidente della commissione elettorale, perché sarebbe bello sarebbe interessante sentire il suo parere alle vostre domande, perché effettivamente questa ancora non, ma magari c'è una motivazione alla quale noi stesse non siamo arrivati, cioè non è lungi da me pensare di avere in tasca la verità. Potreste però chiedere ai due ineleggibili proclamati che cosa pensano della loro posizione, anche questa è una novità, no? Certo, sicuramente anche
anche sicuramente anche questo, chiaramente noi cerchiamo di fare informazione, questa in questo laboratorio che tu stesso hai richiamato, questa ci è sembrato un elemento assolutamente da considerare. Ti ringraziamo comunque della tua disponibilità e ti facciamo in bocca al lupo ovviamente per la tua nuova carica. A presto di sentirci, Mirella. Io vi ringrazio, restiamo tutti in attesa in fondo della pronuncia, quella un po' più particolare sul tempo trascorso, perché l'altra insomma mi sembra abbastanza evidente, ecco. Vi ringrazio e vi farò sapere a breve. Grazie e buona giornata. Ciao, buona giornata, ciao. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.